Spettacolo doveva essere spettacolo è stato chi ha deciso di trascorrere la domenica pomeriggio al Necchi Balloni di Forte dei Marmi per assistere al derby tra Real Forte Querceta e Camaiore si è sicuramente divertito. I tifosi locali sono usciti dallo stadio affranti, ma il 3-1 con cui il Camaiore si è imposto è arrivato al termine di una partita dalle mille emozioni. Dall'1-0 firmato da Pieroni, su cui Corradi non poteva fare niente, all'1-1 del Real grazie al calcio di rigore conquistato da Mazzone e trasformato da Arzelà. Quando la partita sembrava potersi avviare verso il pareggio, il Camaiore ha ingranato la quarta. Ecco così al 32esimo del secondo tempo il calcio di rigore per il tocco di mano di Arzelà su calcio di punizione di Pieroni. Rosati dal dischetto non sbaglia. Pochi istanti e il colpo del KO. Eurogol di Francesco Tosi che con un pallonetto delizioso non lascia scampo a Corradi. Nel finale c'è tempo anche per un altro calcio di rigore concesso a Real Forte, ma stavolta Tonazzini ipnotizza Arzelà. Finisce 3-1 per il Camaiore di mister Ciardelli, che rilancia così ancora di più le proprie ambizioni. Nella domenica della caduta del Viareggio a Cenaia sorridono anche Seravezza, Ghiviborgo e Lammari. Il campionato di eccellenza si conferma sempre più equilibrato e sempre bellissimo.